Bentornati sul canale. Ieri abbiamo fatto la crema di castagne e caffè proprio per questa preparazione. Dunque oggi andiamo a fare i ravioli dolci. Ricetta molto semplice. Cosa ci serve? Per ogni 100 g di farina andremo a mettere 10 g di zucchero, 20 ml di latte e 20 ml di rum, 10 ml di olio e un uovo. E l'impasto è praticamente fatto. Se risulterà un po' troppo morbido, aggiungiamo un po' di farina ogni tanto. Composto, come al solito, deve essere liscio, però morbido, ma che non attacchi alle mani. Lo copriamo e la solita mezz'oretta in frigo a riposo. Fatto questo, passiamo alla spianatoia. Andiamo a stendere il nostro impasto fino ad arrivare a circa 2 mm di spessore. Possiamo scegliere diversi formati per fare i nostri ravioli. Noi prendiamo il nostro canonico bicchiere d'acqua, che ha un disco quantomeno sufficiente per farci stare bene il nostro impasto. Facciamo per tutta la pasta, poi ovviamente quella che ci avanza la rimpastiamo e facciamo altri dischi. Ed ora passiamo alla nostra crema di caffè che abbiamo fatto ieri. Vi invito ad andare a vedere il video, con un sac à poche o anche con un cucchiaio. Andiamo a inserire nel mezzo. Fatto questo, per dare un po' di golosità in più, un pezzettino di cioccolato fondente in mezzo alla crema, affondiamo leggermente e poi passiamo a chiuderlo. Lo tiriamo su e pinziamo su tutti i lati, per naturalmente non far uscire l'interno in frittura. E ci aiutiamo anche con una forchetta per fare un'ulteriore chiusura. In questo modo. Bene, passiamo alla frittura, un minuto per parte e ci siamo. Ed ecco il risultato, da mangiare ancora caldi, una bella spolverata di zucchero a velo. E fatemi sapere nei commenti se li avete mai provati. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta.